Buonasera figlioletti del caos, benvenuti in una nuova puntata di Back to Day. Oggi è una puntata alquanto particolare, infatti non va in onda di venerdì ma va in onda di lunedì perché oggi anno bisestile è 29 febbraio e mi piaceva fare un attimo un excursus sulla rete per vedere che cosa di particolare è successo proprio in questa data. Quindi andiamo subito con le curiosità sul 29 febbraio. Allora, dovete sapere che i giorni della settimana di un anno bisestile si ripetono ogni 400 anni. Infatti, con un lasso di tempo di 400 anni, ecco le ripetizioni che avvengono. La domenica, il martedì e il giovedì si ripetono ben 13 volte. Il lunedì e il mercoledì addirittura 15, mentre il venerdì e il sabato 14 volte. Non è sempre stato il 29 febbraio, però, il giorno assegnato al calendario bisestile. Infatti, nell'antica Roma, era il 24 febbraio ad essere aggiunto al calendario prendendo il nome di giorno bisextile, che era quel giorno, il sesto giorno per esattezza, che conduceva alle calende di marzo. Veniva scelto il 24 di febbraio non a caso, ma perché il 23 di febbraio per i romani era l'ultimo giorno dell'anno. Nel 1712 in Svezia accade un fatto abbastanza curioso, ossia al 29 febbraio addirittura segue il 30 di febbraio. Questo perché? Perché volevano abolire il vecchio calendario svedese e tornare a quello giuliano. Ovviamente, essendo un giorno questo che si ripete solo ogni 4 anni, sia gli eventi sia i nati di questa giornata non sono propriamente una miriade come quelli che trovo di solito. Quindi per i nati di oggi ne ho scelti due che casualmente sono nati tutti e due nel 1952, però sono due personaggi che volevo appunto nominare. Il primo personaggio è un disegnatore, scenografo e regista per quanto riguarda il mondo dell'animazione. Stiamo parlando di Kazuo Oga, e spero di averlo pronunciato bene perché sennò mi meno da sola, che lavora niente poco di meno per lo studio Ghibli di Hayao Miyazaki, che secondo me è uno dei maestri dell'animazione. Per lo studio Ghibli, Kazuo Oda ha lavorato a film d'animazione come Il mio vicino Totoro e La principessa Mononoke. Da ricordare comunque che ha lavorato non solo per lo studio Ghibli di Miyazaki, ma anche per la Madhouse. Come dicevo, nello stesso anno nasce Tim Powers, ovvero Timothy Thomas Powers, il nome completo, che è uno scrittore di libri fantasy e di fantascienza. Tra i suoi romanzi voglio ricordare Il re pescatore, che è un romanzo che unisce i temi storico-religiosi a quelli di mitologia che riguardano Re Artù, e anche questo è un argomento che adoro molto, e appunto la leggenda del Re Pescatore, che sarebbe la leggenda del Graal, del Santo Graal. Beh sì, questo è tutto. Come ho detto, è un back to day un po' ristretto questo del 29 di febbraio, però mi è piaciuto andare a girovagare per cercare le curiosità legate a questo giorno che non c'è tutti gli anni. Io spero vivamente che comunque sia il video, anche se ristretto, vi sia piaciuto, e se così è stato lasciate un bel like. Io vi ringrazio per la visione, vi mando un bacio. E se vi sentite di commentare, commentate il commentabile, quello che volete, è tutto ben accetto, tranne gli insulti, grazie. E noi ci vediamo al prossimo video e anche al prossimo Back to Day. Ciao!